Buonasera dalla Casa dell'Energia, bentrovati, nuova puntata di Nero su Bianco. È arrivato il primo vero freddo di questa stagione, temperature in picchiate. Allora il pensiero va anche a quelle persone che non hanno un tetto, che magari vivono tra di noi in modo quasi invisibile, sono sempre di più. Per fortuna ci sono anche delle strutture che li aiutano e li sostengono, però non sempre questo basta. La cronaca di questi mesi ci ha raccontato purtroppo di diverse persone che hanno perso la vita nella solitudine, all'aperto, inizialmente non al freddo, ma comunque in solitudine. In questi giorni invece c'è stata un'altra tragedia a Montevarchi, di cui parleremo tra poco. E allora cerchiamo di capire qual è questo fenomeno delle cosiddette nuove povertà. Se ne parla da anni, quindi non ne sono più neanche tanto nuove queste povertà, ma sono purtroppo diventate frequenza e abitudine. E come detto, ci sono però strutture che per fortuna sopperiscono anche a quelle che sono le mancanze della nostra società. Io saluto il vice direttore della Caritas diocesana, Andrea Della Verde, benvenuto. Buonasera Andrea. Buonasera a voi. E poi saluto il presidente della fraternità Federico Bindiolus Cristiano Rossi, che è un centro diurno che negli ultimi anni insomma ha dato una grossa mano. Piero Franchini, che è come sempre con noi, e Fabio Mori, che è il padrone di casa, direttore della Casa dell'Energia. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Partiamo da questo caso, l'ultimo in ordine di tempo, a Montevarchi, dove una persona è stata trovata senza vita in un sottoscala. È stato ritrovato qui in questo sottoscala un quarantenne di origini straniere, ormai senza vita, un senza tetto, che spesso trovava rifugio appunto in questo giaciglio. Ci sono anche segni proprio di consumo di cibi e bevande. A ritrovare l'uomo senza vita è stato un condomino. Al centro. Dove stava? Ma qua, a questo posto. No, no, stavo qua, qua. Proprio davanti al passaggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i sanitari hanno potuto soltanto constatare la morte del quarantenne. Sarebbe di origini indiane, morto per ipotermia nella prima notte di freddo in provincia di Arezzo. Qui a Montevarchi il termometro stanotte è sceso di 4 gradi sotto lo zero. A quanto ci raccontano, il senza tetto aveva trovato rifugio altre volte in questo sottoscala che si trova in via Burzaglia, una zona centralissima e vicina alla stazione di Montevarchi. Ma questo ragazzo non sta da ieri qua, ma però lui è abituato a venire qua, lui conosce la zona. Dormiva, si ubriacava e basta, però non andava nemmeno nessuno. Non parlava con nessuno? No, che c'era da parlare? Qua si passa, si fa prendere la macchina. Secondo me se starace stamattina non lo trovava a quella persona, nessuno si metteva in mezzo a chiamare a qualcuno, perché poi documenti alla polizia, documenti ai carabinieri, a me non mi interessa, non c'è niente da nascondere, però vedi, camminano e vanno a casa. Ora siamo arrivati proprio, secondo me, a toccare proprio il fondo. Si è perso anche l'umanità. Sì. L'umanità si è perso, su tutti i principi più importanti, più sani che c'era, che prima c'erano, ora non c'è più nulla, ognuno pensa per sé, ognuno pensa per sé. C'è un parroco, Don Mauro Fresi, che non si dà pace per questa morte. Lui nella sua chiesa stanotte ne ha accolte 38 di persone senza fissa dimora. Lei ha mai dormito fuori? Ho già fatto dormito fuori. Dormito fino al 2009, mi penso così, prima di fare i documenti. Dormiva per strada? Sì, dormito per strada. La gente quando la vedeva per strada che faceva? Non ci preoccupa, non ci guarda nemmeno. È difficile, no, accettare nel 2018, quasi 2019, Andrea, che si possa, no, morire di freddo comunque in situazioni di questo tipo. È dura da accettare. Voi avete davanti ovviamente quotidianamente l'emergenza e questo problema, no, di chi non ha un tetto. Qual è la situazione oggi? Ma è dura da accettare perché purtroppo sono sempre gli ultimi, i più emarginati a venire alla cronaca, ecco, per fatti, ecco, di morte, di sofferenza come questo di Montevarchi ultimo. Dispiace perché questo territorio in realtà ha, dal nostro punto di vista, tutte le risorse e le potenzialità per creare una rete fattiva, concreta, di solidarietà e di attenzione verso tutti, non solamente verso gli uomini e le donne di strada, ma verso tutte le forme di povertà che questa società continua a generare e a fare aumentare di giorno in giorno. Siamo un po' anche dispiaciuti perché spesso ci sentiamo soli in frontiera, operatori di frontiera,
spesso senza una collaborazione concreta da parte delle istituzioni pubbliche, da parte delle altre organizzazioni del territorio, da parte delle parrocchie, non saprei neanche più dire. Ecco, è una situazione un po' strana, che ne parlavamo anche prima con Cristiano. Qualche anno fa un uomo come Franco Bettoli ci stimolava ad essere veramente, ecco, dei guerrieri pronti ad adoperarsi per il bene di tutti e per il bene del prossimo. Oggigiorno è difficile anche relazionarsi tra di noi, quindi non è facile. Ecco, è un momento in cui vorrei che non si parlasse esclusivamente dei senza dimora, vorrei che si parlasse un po' di quello che questo territorio può dare per sostenere le tantissime forme di povertà che ci sono, dagli anziani alle famiglie in difficoltà, a chi sta perdendo la casa ed è sotto sfratto, a chi vive per strada, a chi è senza lavoro, a chi è malato, alla disabilità, a chi soffre problematiche di dipendenza. Le casistiche sono tante, sono infinite. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare dei contributi, però le strutture hanno dei costi di gestione molto alti. Cioè, noi siamo convinti che certi percorsi di povertà possono anche essere risolti attraverso una rete e un'equipe multidisciplinare che può aiutare le persone a rielaborare certi percorsi. Questi costi di gestione oggi sembrano delle spese sociali quasi inutili, ecco, perché il disagio degli adulti è l'ultima ruota del carro. E invece noi siamo convinti che più si lavora nel promuovere la salute dell'adulto e più tutta la società ne può godere benefici. Sì, questo centro diurno che è stato realizzato certamente è stato un aiuto, no? E quanti accessi avete? Ecco, qual è dal vostro punto di vista la situazione? Allora, noi abbiamo aperto questo centro diurno in via Chiassaia circa 4 anni fa e attualmente è frequentato da circa 30 persone ogni giorno. È un centro diurno, per cui è una struttura che non può accogliere durante la notte, purtroppo, però durante il giorno offriamo in uno stile familiare, perché è un po' lo stile che cerchiamo di passare, di trasmettere, un momento di serenità, di famiglia, per cui con piccoli servizi come possono essere la colazione, il servizio doccia, di lavanderia, e anche altri piccoli servizi come la barberia. Abbiamo iniziato ormai da qualche anno con un barbiere in pensione anche questo tipo di servizio, che serve anche a dare dignità a persone che non hanno la possibilità di avere anche un momento per fermarsi. E è sicuramente un momento importante, perché ci permette di offrire questi servizi che elencavo e tanti altri piccoli servizi, però per noi è un'occasione per entrare in relazione con tante situazioni che sono ciascuna diversa dall'altra, perché abbiamo situazioni di tanti italiani che hanno come elemento comune, Andrea sicuramente lo confermerà, questo fatto della separazione dalle famiglie e della trasformazione da uno stile di vita normale che potrebbe appartenere a ciascuno di noi a una situazione di precarietà, di abbandono, di mancanza di relazione, a stranieri che probabilmente hanno, forse rispetto agli italiani, anche più energia, più speranza rispetto al loro futuro. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di creare relazioni di fiducia, perché in questo modo le persone si possono anche affidare a noi e anche magari piano piano, con una fiducia crescente, condividere anche le proprie difficoltà, perché se una persona non si affida, è difficile poi capire quali percorsi proporre loro per ritrovare un percorso di inclusione di normalità, se si vuole. E io con Andrea condivido questo aspetto, che effettivamente da un po' di tempo siamo un po' lasciati soli in frontiera a gestire delle situazioni che sono di fatto abbandonate a loro stesse. E noi negli ultimi tempi abbiamo insistito tanto per avere quanto prima, se non in modo permanente, un dormitorio, per poter avere almeno offrire un servizio di base a persone che altrimenti quest'anno è stato
è stato drammatico, cioè pensare che tre persone sono scomparse nell'arco di tre mesi è un fallimento totale di tutta la nostra comunità e qui la colpa è, non si attribuisce a nessuno ma a tutti noi compresi che non siamo stati in grado di vedere una persona nel sottoscala, una persona nel che stava a riscaldarsi nel bocchettone di un supermercato piuttosto che in una scalante incendio come è successo negli ultimi tre casi. E siamo un po' soli e c'è bisogno sicuramente di una rete che ai tempi di Franco Bettoli era una rete forte, salda. Ai tempi di Franco Bettoli c'era anche Federico Bindi che è la persona che porta il nome della nostra associazione. C'era uno stile diverso, probabilmente un'attenzione diversa di comunità. I tempi sono cambiati, le difficoltà per la nostra comunità tutta, in tutto l'Occidente sicuramente è più difficile e siamo sicuramente più individualisti. Bisogna assolutamente recuperare questo senso di comunità, di fraternità, altrimenti poi saremo costretti a piangerci addosso quando ci saranno queste situazioni. E quindi vanno assolutamente gestite, non nell'emergenza ma nell'ordinarietà, perché ormai sono questo, sono la normalità della situazione dell'oggi. Fabio, da giovane che sensazione provi, no, nel vedere questa società anche sempre più effettivamente dell'indifferenza, no, dove per tanti motivi, per tanti problemi, però effettivamente si sente, non solo si dialoga sempre meno, ma si sente meno anche l'altro, no? E quindi anche quello che magari ci capita sotto gli occhi. Sì, io vorrei evitare discorsi di circostanza del tipo Dio sono colpito, mi dispiace, queste povere persone, eccetera. Questo ovviamente credo siano concetti sottintesi. Io parlerei un po' di dati Istat anche per vedere come la situazione nel nostro paese stia anche degenerando. Il rapporto 2017 afferma che più di 5 milioni di persone sono in stato di povertà assoluta e questo numero sta aumentando in maniera esponenziale, quindi io credo che il nostro governo, i nostri governanti, sia a livello centrale che a livello locale, debbano far fronte e prendere in considerazione questo tipo di problema. In seconda battuta, io credo che com'è che si fa a sconfiggere questo tipo di fenomeno? Abbiamo avuto degli esempi che le persone che hanno parlato prima si impegnano in prima persona, tra l'altro sono anche amici di questa struttura e alcune anche amici di famiglia. Ecco, io credo che la loro attività in prima linea sia imprescindibile per cercare di risolvere questo problema. Ecco, da direttore di Casa dell'Energia, molti lo sanno, io nel 2017 ho cercato di dare una spinta a questa struttura, ovviamente che era aperta da appena un anno, verso appunto la compagine sociale. Insieme alla fraternità Federico Bindi, a Caritas, abbiamo strutturato una mostra, che tra l'altro alcuni ricorderanno, che è Vite Sparse. Una mostra di Massimo Soletti. Esatto, una mostra fotografica di Massimo Soletti che faceva vedere un po' questi luoghi qui nella nostra provincia, nella nostra bella città, che un po' in qualche modo riassumevano queste situazioni di indigenza e attraverso i luoghi rappresentavano anche gli stati d'animo delle persone che poi erano vissute in quei luoghi stessi, quindi persone magari affette da dipendenze appunto di droga oppure stati di indigenza varia. Ecco, io credo che dobbiamo muoverci in diversi modi. Innanzitutto fare come fanno queste persone, aiutare in prima linea, ma una cosa diciamo centrale è anche quella della sensibilizzazione. Molti nella nostra opulente civiltà occidentale pensano che questi problemi caratterizzino un po' il terzo mondo, che noi tanto non abbiamo di questo tipo di problemi, abbiamo sempre la pancia piena, abbiamo la tavola apparecchiata. Ecco, no, invece non è proprio così, insomma, le morti che sono avvenute in questo periodo proprio nella nostra città, nella nostra provincia, affermano e denunciano il fatto che questo elemento e questo indice di povertà sono oggi presenti proprio all'interno del nostro Stato e della nostra nazione. Quindi io credo che la sensibilizzazione, cioè far capire alle persone che questi problemi ne deve essere presa contezza, a partire appunto da una sensibilizzazione per quanto riguarda le scuole, cioè far vedere alle persone, come abbiamo fatto qui insieme alla Caritas e alla Fraternità Federico Bindi, cioè fargli vedere quali sono le persone che hanno bisogno d'aiuto, come noi possiamo agire in prima persona e dare ognuno nel proprio piccolo il proprio contributo. Io credo che questo sia già un punto di partenza importante, Fabio. Torniamo subito.
Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia, stiamo parlando di povertà, nuove povertà e tutti i problemi sociali connessi. Volevo sentire anche il giudizio di Piero, tu hai anche tanti, insomma, alcuni negozi in città, quindi hai anche un punto, no, diciamo, di osservazione, immagino anche di ascolto tutto sommato, perché magari alcune persone che si trovano a vivere ai margini vengono anche magari a chiedere aiuto a volte anche a voi negozianti. Sì, io ho almeno 3 o 4 persone che vengono continuamente a cercare di trovare qualcosa per sopravvivere, quindi ecco, c'ho proprio di fronte alla mia vetrina delle poltroncine, dette così, di quel parcheggio che è appunto in via Arismondo, dove spesso e volentieri ci sono appunto queste povere persone che cercano di sopravvivere in qualche modo, e quindi ecco, quando noi le vediamo che effettivamente sono persone che soffrono. Anche se poi dopo magari io con qualcuna di loro ho anche parlato, e probabilmente hanno anche una loro dignità, perché spesso e volentieri si dicono che è una scelta di vita, che è un modo di trovarsi liberi, un modo di andare così dove li porta, diciamo, il proprio pensiero. E quindi ecco, tante volte ecco, è difficile, anche perché noi abbiamo anche una legislazione che purtroppo non aiuta, perché io mi sono trovato in qualche caso e anche personalmente, e noi sappiamo che ad esempio nessuno può far niente se la persona che che dovrebbe essere interessata non decide di dare il consenso. E quindi ecco, e anche questo già è difficile da poter, ecco, per dire. E secondo il mio punto di vista, lì in qualche caso bisognerebbe eventualmente vedere se è proprio così, insomma, ecco, perché io non so se spesso alcuni di questi sono in grado di dare il consenso, oppure, perché io in qualche caso li vedo proprio gente malata, gente che ha bisogno di aiuto, che ha bisogno magari di qualcuno che piano piano li convinca a dare il consenso di essere aiutato. E quindi io non lo so, ecco, certe volte penso che le istituzioni si crogiolano un po' sul fatto che c'è il volontariato, quindi che ci siete voi, voi come diciamo associazioni oppure come fondazioni, che proprio un po' tolgono le castagne dal fuoco alle istituzioni, no? Perché loro così si lavano la loro coscienza, perché dicono tanto c'è la Caritas, tanto c'è questo, c'è quell'altro. Quindi, mentre invece, secondo il mio punto di vista, ecco, magari fosse possibile, ecco, anche le associazioni, tipo quelle appunto che svolgono questi compiti, bisognerebbe che qualche volta pigiassero un po' di più verso le istituzioni per essere aiutati a far sì che questo... Perché secondo me questo è un obbligo che lo Stato e le istituzioni dovrebbero avere, perché se noi andiamo a vedere la nostra Costituzione, questo è quanto dice, insomma, no? Che lo Stato deve pensare ai bisogni e alle necessità dei propri cittadini, perché a sua volta, spesso e volentieri, molta di questa gente ha anche pagato le tasse a sua volta, poi si sono trovate per via di certe situazioni magari a essere nella strada, però a suo tempo hanno collaborato a far sì che questo Stato andasse avanti. Quindi ecco, secondo il mio punto di vista, ecco, tante volte io trovo un pochino di contrasto, no? E dico, magari ecco, queste le nostre associazioni, le nostre di volontariato dovrebbero pigiare un pochino più i piedi e dire, pestare un pochino più i piedi, dire ecco, però te Stato devi dare una mano, ecco, quindi sicché, ecco, questo è quello che penso. E quindi ecco, secondo me c'è bisogno di essere in qualche modo aiutati a proseguire in questo modo del volontariato, però in un modo di vero aiuto.
Allora, a proposito di, anche del fatto della volontà, no, di, o comunque quando è una scelta, abbiamo raccontato questa storia che è stata anche una bella risposta, diciamo, di solidarietà per una di queste persone che appunto vive, se non sulla strada, diciamo, molto, molto vicino. È una storia che è partita anche sui social e da lì è nata questa sorta di gara di solidarietà per aiutare questa persona. L'abbiamo raccontata a ottobre, questa storia, rivediamola. Come trascorrete le vostre giornate, ma soprattutto le vostre notti? Lì in quella baracca che abbiamo, e se no qua, cosa ci serve? Un posto dove posso stare col mio cane. Anche perché è anziano? Sì, aveva 14 anni. Tiziano e Cico, il suo inseparabile amico a quattro zampe, da anni vivono all'interno di questa vecchia roulotte, ma trascorrono gran parte delle loro giornate nei pressi del sottopasso di Via Veneto, ed è proprio lì che qualcuno li ha notati e con loro si è soffermato, dando avvio ad una vera e propria staffetta di solidarietà. Abbiamo scoperto che è una persona anche, insomma, che ha un certo valore, ecco, un suo valore, per cui ci siamo sentiti di volerla aiutare proprio in modo sincero, ecco, senza che lui ci abbia chiesto mai niente. L'obiettivo attraverso una raccolta fondi è quello di comprare una nuova roulotte per Tiziano e Cico. L'abbiamo trovata, è una roulotte appunto buona, grande quanto questa dove sta ora, visto che c'è anche Cico che così ha il suo spazio, e quindi appunto la nostra intenzione è proprio questa, acquistarla e quindi cambiargliela prima che arrivi il freddo. È nato così un comitato di cittadini per dare una mano ad entrambi, contattabile alle mail tizianoecico@libero.it. Sì, sono gentili, sono carini. Cioè, questo qua mi porta tutte le mattine il caffè, quello di questo negozio, persone buone. E non erano persone buone, mica stavo qua tutti questi anni. Allora, questa è stata, insomma, un bel caso. Cristiano, questo discorso che diceva prima anche Piero, no, sulla dignità, anche sulla scelta, quanti sono i casi di persone, no, per quello che ovviamente avete potuto vedere, cioè di persone che per una libera scelta e non perché si sono trovati, diciamo, per le difficoltà del lavoro o della famiglia, in una situazione di questo tipo? Allora, dal mio punto di vista, le persone che fanno questa vita per scelta sono una minima parte, almeno quelle con cui ci relazioniamo, quelle che frequentano il nostro centro. Noi, anche se è sempre scorretto generalizzare, infatti non mi piacciono le generalizzazioni, ci sono tanti casi umani, tanti percorsi, e questo sta anche la difficoltà nel pensare a quali percorsi e cercare insieme, trovare per poter uscire da questa situazione. Però la condizione in cui si trovano queste persone, ripeto, a parte rari casi di persone che magari non frequentano magari neppure il nostro centro o la Caritas, ma vivono nell'autonomia di una vita indipendente per tanti motivi, perché poi essere indipendenti e autonomi può venire da lontano o da situazioni di difficoltà o di chiusura su cui bisogna probabilmente lavorare. Io invece credo che, pensando alle singole persone che frequentano la nostra fraternità, perché bisogna pensare alle singole persone, alle singole storie di vita, io penso che la cosa che noi dobbiamo fare è cercare, prima di tutto, di recuperare quel rapporto di fiducia e di affidamento rispetto a situazioni magari di sconfitte o di abbandoni che queste persone hanno ricevuto. Perché una volta che si crea questo rapporto di fiducia, queste persone si affidano a noi, dico noi in generale, diciamo noi come associazioni, ma poi anche attraverso di noi alle istituzioni, e si può ricostruire un nuovo progetto di vita che deve essere sempre calibrato sulle potenzialità e sulle risorse di ciascuno, perché ciascuno ha delle risorse che deve riscoprire, ha una motivazione che ha perduto, che deve recuperare, e noi cerchiamo di farlo attraverso la nostra funzione di volontari, diciamo, che ovviamente in modo con l'impegno, la dedizione, l'attenzione, l'ascolto facciamo, aiutati a volte anche da alcuni amici volontari, counselor o psicologi, che ci orientano, ci aiutano anche a trovare quelle modalità più corrette per poter
intercettare il bisogno. E ripensando veramente alle singole, a tanti casi, tante situazioni, tante persone che erano considerate ormai sconfitte dalla vita, irrecuperabili, che poi invece, sicuramente con fatica, con la pazienza di tentativi ed errori, con percorsi possibili, con obiettivi anche magari non eccezionali, ma passo passo, si sono trasformati e sono usciti dalla loro condizione. Quindi io, diciamo, non porto un'idea, porto l'esperienza che abbiamo vissuto in questi anni, che se si crede nelle persone e si aiutano a trovare dei percorsi di ricostruzione della loro vita, queste possono uscire. Sì, ma io, ecco, e voi fate veramente un bel lavoro, un bel servizio. Ecco, io però, ecco, chiedevo e dicevo che probabilmente sono le istituzioni e lo Stato, l'avete detto anche voi prima, che non si impegnano su queste cose, perché probabilmente loro pensano che tanto fate tutto voi. Ecco, invece questo dovrebbe essere capito, che non è così, insomma, anzi voi dovreste essere aiutati e molto, per dire, per quello che fate. Ecco. Su questo. No, è che sono cambiati veramente i tempi, anche il modo di fare politiche sul territorio, perché 20 anni fa i tavoli di concertazione tematici, quindi per ambito di intervento, erano all'ordine del giorno, cioè il pubblico e il privato concertavano, ragionavano insieme e volevano applicare un metodo di sussidiarietà finalizzata appunto a risolvere i problemi. Oggi è difficile, come diceva Cristiano, chiedere aiuto per poter comprare con una roulotte a chi vive per strada, nel senso che è veramente diventato un mondo dove ogni volta bisogna fare i conti con i soldi che ci sono a disposizione e vengono sempre in un secondo momento i valori, l'eticità di una comunità, di una società, oppure, voglio dire, il senso di aiuto solidale che ogni essere umano dovrebbe avere nei confronti del più debole. Noi siamo un po', non dico scoraggiati, perché ci sono tanti bei segnali, ci sono tante anche belle indicazioni, tanti bei percorsi e progetti di vita, di salvezza che vengono portati avanti. E vorremmo, ecco, quando chiediamo ormai da anni la costituzione di un tavolo permanente sulle povertà, non è un'idea finalizzata a sviluppare quello che il nostro rapporto annuale dice sui fenomeni di povertà del territorio. È l'idea di un senso territoriale di stare presente e continuamente a progettare, a indicare soluzioni, a risolvere i piccoli casi, ma anche le grandi problematiche, in maniera continuativa nel tempo. Ecco, no, a me molti mi dicono, ma perché non lo fa Caritas, che è un nome forte, di costituire un tavolo di confronto, di concertazione? Perché io non voglio che siano le organizzazioni private a farle, io voglio che sia la parte pubblica. Io sono un cittadino di questo territorio e pretendo che la parte pubblica mi analizzi tutti i fenomeni. In questo caso io studio la povertà da 20 anni, quindi porto avanti le istanze delle varie situazioni di povertà, voglio dare voce a chi voce non ce l'ha e vorrei che il pubblico mi ascoltasse in questo, ma parlare e istituire un tavolo di progettazione, di contrasto alle povertà territoriali, forse per molti significa riconoscere un po' un fallimento della propria, diciamo così, attenzione politica, non dico della politica, dell'attenzione politica verso questi fenomeni. Io spero, ecco, che in un prossimo futuro si riesca veramente, ecco, a mettere in piedi le forze per poter dare delle piccoli segnali di cambiamento. Poi, purtroppo, le situazioni di povertà portano anche alla morte, portano anche a disagi estremi e un pochino ci ha meravigliato una concentrazione in pochi mesi di persone, ecco, trovate morte per strada. Però fa parte, ecco, di questo fenomeno di emarginazione, di solitudine, di grande sofferenza che queste persone si portano dentro. Ecco, questo accanimento che c'è continuamente verso i più poveri, i più bisognosi, perché ormai io vedo
Un po' colpa anche dei media, sì, appunto, Fabio sì, presente, però un sì, po' anche dei media, perché si associa sempre troppo spesso il degrado della città al degrado umano. Possibile che il degrado di 30-40 persone ti porti a danneggiare una visione di benessere di una città intera? Non è più forse più facile, non è forse più facile creare dei servizi per poter vedere se queste 30-40-100 persone riescono magari ad avere, ecco, attenzioni diverse, un'equipe, dei volontari, accompagnamenti che... Guardate che veramente si salvano le vite con i piccoli gesti, con il permettere di avere un taglio di capelli, con una barba, con una doccia, con un cambio della biancheria intima, con il rispetto delle piccole regole di una struttura. Cioè, le persone si recuperano attraverso piccoli servizi. È una bella riflessione questa, nel senso che si confonde la sicurezza, no? Con magari, ecco, il degrado, magari, che ne so, le tracce di, che ne so, in un posto abbandonato ci dorme qualcuno, no? Come se fosse una minaccia per la nostra sicurezza, no? Nel senso, invece è una risposta sociale che manca, no? Si è creata una forma di fobia collettiva, e in realtà poi, come la signora che ha rilasciato l'intervista ma non si è fatta vedere, poi nel momento in cui inizia una interazione con la persona di strada si scopre che in realtà sono esseri umani uguali a noi e che magari hanno bisogno solamente di un gesto di amore e di affetto. Ecco, ci fermiamo, fine. Poi ripartiamo subito, tra un attimo. Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia, allora c'è Cristiano Cossi che voleva intervenire anche sul discorso che abbiamo fatto prima, no? Cioè degrado e sicurezza, che sono magari due cose un po' diverse, no? Sì, è un binomio che spesso si incontra nei momenti in cui appunto mancano i servizi, perché faccio una riflessione per esempio sul dormitorio, che noi vorremmo che fosse permanente, in cui avviene una sorta di schizofrenia. Per 4 mesi all'anno il dormitorio è un servizio che la città, grazie alla disponibilità della Caritas, offre, e poi per gli altri 8 mesi, perché manca una volontà politica per mantenere un servizio esteso per tutto l'anno, ci si lamenta perché le persone dormono all'aperto, nelle case abbandonate, perché occupano, perché dormono in stazione, nelle case abbandonate, in tutti quei luoghi che Massimo Soletti ha ben raccontato con le immagini di vite sparse. Allora, secondo me, manca veramente una coerenza in tutto ciò, perché se queste sono persone, non si aiutano per 4 mesi e per 8 mesi diventano delle persone che portano degrado alla città. E io penso che queste situazioni, dormitorio, l'accoglienza che viene fatta alla Caritas o da noi nel nostro centro diurno, sono dei presidi di sicurezza per il territorio, perché in questi luoghi le persone stanno, vivono, si prendono cura anche di sé dal punto di vista igienico, ma anche dal punto di vista della propria sanità anche mentale, riprendono a vivere, bravissimo. Altrimenti queste persone sarebbero sparse nella città, nelle piazze, nelle strade, in quei luoghi in cui spesso indichiamo come i luoghi del degrado. Allora è importante, secondo me, secondo noi, che l'accoglienza sia percepita come l'occasione per dare maggior sicurezza alla città, perché creare spazi di accoglienza e di inclusione dà sicurezza a queste persone che altrimenti rischiano la vita, perché sfido io chiunque a dormire all'aperto di notte durante le notti di inverno, ma anche durante le estive, nell'insicurezza di essere comunque alla mercé di chiunque. Invece io credo che una città accogliente, solidale e sicura deve avere dei presidi in cui si sa che lì ci sono quelle persone, in cui anche le forze dell'ordine sanno che lì ci sono queste persone, e così non ci lamenteremo sicuramente più delle persone che dormono nelle panchine, perché avranno il loro diritto minimo di base, che non è certo quello di un albergo 4 stelle, ma è una brandina e un posto caldo dove poter dormire, riposare e avere il giorno dopo la possibilità di
ricostruire e riprogettare la propria vita. Cristiano, ma ora questo ormai sta passando, il fatto che questa gente dà noia, capito? Non è più quello che ha bisogno, ma è gente che dà noia. E quindi ecco, questa, cioè, si pensa solo, anche da parte delle istituzioni, di cercare di, tra virgolette, eliminarli, proprio perché creano un brutto arredo, creano queste sono le cose che non si riesce a far capire, per dire, a qualsiasi parte, non voglio, della politica, che queste sono per esseri umani e che quindi prima di tutto l'essere umano è quello che si dice da sempre che va rispettato e cercato di salvare. Ecco, mentre invece ormai sta passando il fatto che l'essere umano non conta più, conta solo quello che si fa per fare bella figura. Ecco, e quindi ecco, l'essere umano è in secondo piano, ma questo avviene anche non solo per quanto riguarda i disagiati, avviene anche, per dire, già per quei 5 milioni, per dire, che abbiamo detto che sono poi quelli che sono alla soglia di povertà o nella povertà, e avviene anche per quelli, perché si tende sempre di più a emarginarli, perché noi sappiamo che questa ristretta cerchia di quelli che possiedono l'85% delle ricchezze del nostro popolo, del nostro mondo, diciamo, si restringono sempre di più e probabilmente queste persone, che i bisognosi, danno noia, danno fastidio. Ecco, questo che purtroppo sta passando. Però se vogliamo risolvere il problema, a prescindere da quella che è la sensibilità di ciascuno, perché ovviamente noi abbiamo una sensibilità e non pretendiamo che tutti ce l'abbiano, e purtroppo, diciamo, in un'ottica di egoismo, di individualismo, anche di ricerca della propria sopravvivenza in una situazione in cui c'è una difficoltà economica così grave, vanno comunque trovate delle soluzioni. E se le politiche securitarie, anche nella nostra città, non hanno avuto quell'effetto che la politica locale voleva, allora forse bisogna essere pragmatici, fare quello che Andrea ha detto prima, cioè recuperare una costruzione collettiva delle soluzioni, perché noi mettiamo a disposizione le nostre risorse, che sono umane, materiali, fatte di idee, di esperienza, anche di suggerimenti che possono essere funzionali. L'obiettivo qual è? È quello di rendere la città, accogliente, serena, in cui le persone non siano emarginate, ma vivano almeno un livello di dignità degno di una persona. Okay? Allora, per fare questo abbiamo sbagliato tutti, non voglio assolutamente entrare nel merito. Meno avete sbagliato voi. Perché... Probabilmente tutti siamo colpevoli e tutti siamo comunque responsabili. Allora, se questa può essere l'occasione di rinnovare questo appello a un impegno di costruire una rete di relazione fra le istituzioni e le associazioni del territorio, noi, la Croce Rossa e tutte le altre che conoscono il territorio, sanno quali sono queste persone, sicuramente si possono pensare e costruire insieme dei percorsi di vita che possano far emergere l'umanità e la dignità di queste persone, altrimenti vivremo sempre nell'attività di frontiera nostra, la politica farà le sue scelte, che poi però non saranno efficaci, perché poi queste persone vivranno comunque nel nostro territorio con chi le aiuterà e chi le disprezzerà, e non si risolverà. Se l'obiettivo di tutti, di tutta la comunità, è essere pragmatici, concreti, realisti, allora bisogna essere organizzati e bisogna recuperare questo aspetto di collaborazione che è venuto meno probabilmente in quest'ultimo periodo e che si può recuperare però. Vorrei fare, sì, Fabio, scusami, sì, una piccola precisazione legata ai servizi che proponiamo noi al territorio. Il dormitorio per noi è un servizio importante, ma non è il servizio risolutivo del contrasto alla povertà estrema. È inutile, voglio dire, illudersi che un servizio contenitivo in orario notturno possa permettere alle persone di fuoriuscire da percorsi di povertà. Però questo servizio, in aggiunta al centro diurno, in aggiunta al centro di ascolto, alle mense, all'ambulatorio Caritas e ad altre strutture, possono veramente creare un sistema, una rete. Questo manca. Oggi nessuno vuole creare una rete di
impatto serio e profondo sulle dinamiche dell'emarginazione e sulle dinamiche della povertà estrema. Noi abbiamo un rapporto di convenzione storico con le nostre strutture di accoglienza che in 20 anni hanno subito vari cambiamenti, anche metodi e approcci diversi. Prevalentemente il Comune di Arezzo ci chiede di ospitare nelle nostre strutture le persone residenti nel Comune di Arezzo per motivi di rispetto della legge, per bilancio sociale, per tutto quello che vogliamo. Bene, allora io a questo punto dico che mi indegno, divento nervoso se al dormitorio invernale ci vanno cittadini residenti su questo territorio. È in questo momento che i posti nel dormitorio sono tutti pieni, vi possiamo dire che ci sono cittadini residenti in questo territorio che per vari motivi non vengono segnalati alle strutture Caritas. Allora è un cortocircuito. Ma come? Questo territorio ha strutture, servizi che possono in qualche maniera, intanto per i residenti, magari il dormitorio si concentra più per chi in questo momento residenza non ha, poi magari nasce un rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale e allora si può far ottenere una residenza fittizia, perché la residenza fittizia non è solamente il riconoscimento all'anagrafe comunale, vuol dire avere una carta d'identità, vuol dire avere un medico di famiglia, vuol dire avere un codice fiscale, vuol dire essere un cittadino integrato nel territorio. Allora i sistemi, volendo questo territorio, con pochi euro li può mettere in piedi. Quello che scoccia è l'indifferenza. Noi oggi viviamo delle forme di individualismo, tra virgolette, istituzionale, ma non dico legato a un'amministrazione comunale, perché noi siamo Caritas Diocesana, lavoriamo con tutti i comuni del territorio. È proprio un germe, un virus entrato nel modo di fare quotidiano di tutti noi. E noi che siamo nel privato sociale non ci vogliamo sostituire al pubblico. Noi chiediamo che il pubblico sia trainante di tutte queste politiche. Aspetta, scusami, gli voglio chiedere, perché non ho ben capito questa cosa del dormitorio, ce la spieghi meglio? Cioè questo fatto che c'è il cortocircuito che hai detto adesso? No, siccome noi abbiamo con l'amministrazione comunale di Arezzo una convenzione che riserva presso Casa San Vincenzo, che è la nostra struttura d'accoglienza, aperta 22 ore su 24, è chiusa solo nella fascia del pranzo, per permettere alle persone comunque di uscire, andare in mensa, muoversi e fare altre cose, e abbiamo questa convenzione destinata appunto ai cittadini residenti sul territorio. Perché alcuni cittadini residenti su questo territorio invece come risposta ottengono il dormitorio? Se abbiamo già una struttura di accoglienza pensata proprio per questo. Allora, se il cittadino residente in uno stato di bisogno, speriamo momentaneo, si affaccia al dormitorio, immediatamente deve essere accompagnato dal servizio sociale e dalle realtà come la nostra in strutture diverse per poter approfondire, progettare, fare dei percorsi individualizzati di recupero e liberare dei posti per esempio al dormitorio, così magari qualcun altro può occupare quei posti lì. Poi è anche vero, e bisogna essere profondamente onesti, le persone che rifiutano di stare dentro certi circuiti, come può essere il centro diurno, il centro di ascolto Caritas, le strutture di accoglienza, ci saranno sempre. Io posso dire, ho in mente 7-8 persone che non andranno mai né al dormitorio, non entreranno mai neanche nelle nostre strutture di accoglienza. Non le possiamo forzare, non c'è l'obbligo di cura, figuriamoci se c'è l'obbligo di far dormire le persone all'interno di una struttura. Poi ti do la parola, Piero. Poco prima che riaprisse abbiamo sentito l'assessore Lucia Tanti. È evidente che dobbiamo essere parte della partita, di una partita che si gioca in inverno, non si gioca tutto l'anno, è una partita che va ad integrare quelli che sono i servizi veri, cioè quelli che sono i servizi di coesione sociale che questa città da tanti anni offre, ma che si può aggiungere laddove esiste un fattore che è il freddo, che è l'inverno e che può determinare dei momenti veramente di criticità per chi decide di stare fuori di casa, ma anche fuori da alcuni percorsi che invece sono quelli strutturati per poter entrare in percorsi di accoglienza diversi, che sono gli unici che noi riconosciamo come vere risposte di supporto. Questa è una risposta emergenziale che fa rima con civiltà.
Sono in tutto 24 i posti letto disponibili, 2 riservati alle donne. I volontari in totale sono circa 80 persone che opereranno alternandosi all'interno della struttura, 20 in più rispetto allo scorso anno. Questo è un bel segnale di rete, di collaborazione e di generosità. E quindi ecco, questo permetterà al volontariato di poter affiancare anche tutti quegli operatori in Caritas che comunque penseranno un po' al coordinamento di questo tipo di servizio, perché il volontariato offrirà la propria disponibilità per il servizio di pulizie del locale e della sorveglianza notturna e della relazione in qualche modo che avranno con le persone che si presenteranno la sera per questo tipo di servizio. Il dormitorio sarà fruibile da tutte le persone maggiorenni senza fissa dimora del territorio. Per accedervi sarà necessario un pass personale con foto che avrà una durata massima di 15 giorni e cui contenuti verranno trasmessi alla questura. A supporto del dormitorio, come sempre, molte realtà associazionistiche del territorio, tra cui la Fraternità Federico Bindi, la Ollus che gestisce il centro diurno di Via Chiassaia. La mattina apriamo, quando chiude il dormitorio, ma comunque apriamo alle 8, e arrivano, possono fare colazione, soprattutto possono fare la doccia. E poi abbiamo anche il servizio di lavanderia, abbiamo 2 lavatrici e un'asciugatrice che permette loro di riutilizzare i loro abiti. Da quest'anno inoltre anche il mondo della giostra del Saracino contribuirà all'assistenza dei più bisognosi. Io personalmente sono 2 anni che lo stavo facendo in maniera privata e quindi sono contento che come rettore Porta del Foro abbia aderito a questo progetto già con 10 volontari che faranno questo servizio. Ultima parte di Negozio Bianco, rivado da Fabio, poi vado da Piero. Insomma, questo cortocircuito, no, ci dispiace, no, perché poi alla fine il pubblico da cui ci si attendono delle risposte non sono emergenziali, come diceva l'assessore Tanti, occorrerebbero che invece diventassero, no, risposte poi continuative, invece come vedi non è così. Buio dal punto di vista dell'assistenzialismo, di quei sportelli, di quelle strutture che in qualche modo rappresentino la longa manus dell'amministrazione sulla cittadinanza stessa. Abbiamo visto morire Casa delle Culture, che poi tra l'altro è qui vicino a noi e che in qualche modo rappresentava una bella offerta insieme a Casa dell'Energia anche sull'accoglienza, sull'integrazione. Abbiamo visto morire lo sportello di ascolto dei giovani. È chiaro che se l'amministrazione fa, diciamo, o meglio decapita questo tipo di strutture, ovviamente manca tutto quel controllo che dovrebbe avere sul tessuto sociale. È chiaro che se una persona non ha un punto dove andare, una persona in uno stato di indigenza, non sa a chi rivolgersi, può andare solo alla Caritas, ripeto, infatti siamo qui a lodare la vostra attività, ma come dite anche voi ci vuole un coordinamento che arrivi dalla pubblica amministrazione. Io credo che sia manchevole in maniera irreparabile questo tipo di conduzione da parte dell'amministrazione comunale. Basti anche vedere, insomma, che le strutture che davano questo tipo di offerta sono morte. Non solo, ma qui Casa dell'Energia, che è un esempio, diciamo, di vita sincretica, di gestione di un immobile pubblico da parte di una società e di una congrega di partners virtuosi, rappresenti poi un'offerta cittadina degna di questo nome. Quindi allora a questo punto io dico, la sincronia, il sincretismo pubblico-privato in maniera virtuosa è buono, quindi nel senso dobbiamo farlo, non dobbiamo far sì che l'amministrazione si isoli da una parte, le associazioni si isolino da un'altra e si viva ancora un po' come nel periodo medievale. Qui ad Arezzo secondo me ancora siamo un po' nell'anno 1000, insomma, dove ognuno tira l'acqua al proprio quartiere, alla propria contrada, e se esci fuori dal seminato in qualche modo vieni accusato di essere un conquistatore. Ecco, io credo facciamo fronte comune, io quello che sto cercando di chiedere all'amministrazione ormai da diversi anni, e anche l'esempio di Casa dell'Energia, per affinare la propria offerta, per far sì appunto che sia indirizzata a una fruizione diciamo a più ampio spettro possibile, deve avere l'amministrazione con cui collaborare e non ovviamente fare scaramucce e schermaglie l'una contro l'altra. Insomma, quello che ha detto Andrea, quello che ha detto Cristiano sono una verità sacrosanta. Cerchiamo di fare fronte comune, ripeto, è quello che sto dicendo ormai da quando abbiamo iniziato la Fonderia delle Idee, insomma, quando abbiamo chiamato il sindaco, la richiesta è stata proprio questa, cioè cerchiamo di unirci, ma vediamo, ci uniremo? Piego. Appunto Fabio ricordava
la fonderia delle idee, no? Quindi allora diciamo che alcuni cittadini e alcune associazioni, istituzioni cercano di darsi un pochino da fare per quanto riguarda appunto racimolare idee, per vedere di fonderle, per vedere di trovare delle soluzioni. Ecco, io quello che volevo cercare di far capire, perché io vedo un motivo, diciamo, importante, che è quello che questo è un settore, è un argomento che politicamente non paga, non fa audience, non fa, ecco, quindi il politico probabilmente non è interessato ad affrontarlo, perché i numeri sono, diciamo, sì, tanti, però ancora diciamo che sono troppo pochi per poter essere di interesse, diciamo, proprio vero e politicamente vero. Ecco, quindi io direi che però i tempi, diciamo, che sono, mi sembrano maturi ora per cercare di far sì che anche i nostri politici e i nostri amministratori si interessino a questa cosa, perché se no probabilmente, non lo so, ecco, se il nostro paese deve essere un paese, io e voi, alcuni di voi avranno frequentato l'Africa, l'Africa si sa, è così, quindi lì chi è che va lì sa che non ci sono leggi, non ci sono, cioè noi ci siamo dati, diciamo, una Costituzione prima di tutto, ci siamo dati poi delle leggi, ci siamo dati una sembianza di paese civile, e quindi dobbiamo cercare di esserlo, e non solo a parole e solo così, tanto per dire, insomma, no, perché sennò probabilmente, diciamo, che vive l'anarchia, si fa come nell'Africa, e allora però dopo non ce la prendiamo quando vediamo che questi arrivano qua, e quindi e probabilmente perché pensano che noi stiamo meglio, e invece probabilmente per certi ritrovano, diciamo, il loro paese, e non hanno la forza per poterci magari nemmeno ritornare. Quindi ecco, io dico che quindi da parte delle istituzioni soprattutto, ecco, però anche noi dobbiamo cercare di stimolarle, perché probabilmente hanno bisogno, perché io su tante cose abbiamo visto che ci vuole sempre uno stimolo, ci vuole sempre uno stimolo, perché sennò si addormentano, e probabilmente presi da quelle cose che sono più importanti, presi anche dai gossip certe volte, quindi vuol dire si perdono lì. Allora, siamo in conclusione, volevo chiedere ad Andrea Della Verde due cose. Una, se, ecco, vedo qui che c'è l'ultimo rapporto diocesano sulla povertà, che com'è cambiata la povertà, in poche parole, diciamo, da quando voi censite un po' il fenomeno, nel senso che cambiamenti ci sono stati, proprio sociali? Beh, la nostra veduta, ormai il rapporto annuale va avanti dal 2004, quindi abbiamo un bello spaccato, una bella, diciamo così, visione pluriennale. E sicuramente le situazioni si sono complessizzate, si parla di problematiche multidisciplinari, cioè che il richiedente aiuto, il povero che viene da noi registrato, la famiglia bisognosa manifesta, ecco, più disagi, non solamente come poteva essere 15-20 anni fa, ecco, diciamo così, una problematica e una richiesta unica. E anche l'operatore Caritas è sempre di più chiamato a essere un poliglotta e un factotum, bisogna stare dentro tantissime dinamiche. Oggi quello che ci preoccupa non è tanto quello che noi riusciamo a vedere, Fabio, ma quello che non riusciamo a vedere, e questo è il dramma, perché siamo convinti che ci siano in Arezzo e in tutta la provincia di Arezzo, visto che il nostro orizzonte, ripeto, è diocesano, quindi tocchiamo tutte e quattro le vallate intorno alla città di Arezzo, e temiamo che sia fortemente in aumento la povertà sommersa, la povertà non visibile, la povertà che per vari motivi, per dignità, per paura, per vergogna, ecco, non si affaccia né ai servizi pubblici né alle strutture associative private come le nostre, ecco. Si parla molto di reddito di cittadinanza. Se venisse introdotto per come, diciamo, è stato prospettato, sarebbe veramente un aiuto, diciamo,
per alleviare in parte alcune delle situazioni che vi si presentano oppure no? Ma nel mondo Caritas a livello nazionale ci sono state, sono tuttora in vigore, diverse riflessioni. Tutti gli strumenti che possono andare incontro alle, e contrastare le forme di povertà sono ben accetti, però siamo un po' preoccupati perché ad oggi, mentre il REI iniziava a funzionare e sappiamo adesso come si muove all'interno delle politiche sociali, il reddito di cittadinanza ad oggi non sappiamo dove andrà ad essere collocato e come realmente si svilupperà e soprattutto quanti cittadini potranno beneficiarne. Quindi siamo un po' alla finestra, ecco Fabio, valuteremo ecco in corso d'opera. Facciamo un appello anche a chi può aiutare, Cristiano Gossi aveva fatto un appello ai nostri microfoni, credo a settembre, no? Soprattutto sul bisogno, no? Di certi tipi di, diciamo, di quello che vi serve, no? per aiutare le persone. Sì, noi in questo momento stiamo facendo una raccolta straordinaria per una situazione che non è qui locale, ma è a Vicofaro, a Pistoia. Abbiamo incontrato la settimana scorsa Massimo Biancalani, che molti conoscono per varie situazioni. Lui accoglie addirittura all'interno della sua chiesa una cinquantina di migranti e quindi ci siamo presi l'impegno di portargli la prossima settimana delle coperte, sacco a peli e quant'altro per poterli ovviamente dare conforto, perché all'interno della chiesa purtroppo non si può tenere acceso il riscaldamento tutta la notte. E poi noi siamo un'associazione che si autogestisce totalmente e quindi diciamo, abbiamo sempre bisogno, per chi vuole ovviamente sostenerci, di beni diciamo, per la gestione del nostro centro diurno, quindi prodotti per l'igiene, da lamette da barba, dentifrici, spazzolini, sapone, slip, calze, tutto ciò che può servire appunto a questa gestione ordinaria della dignità dell'igiene personale. E per questo abbiamo una rete diciamo, di bar e di ristoranti che ci supportano per le paste o le pizze. Cerchiamo di, come dire, di dare sicuramente molta più relazione che beni di consumo, però proprio per questo forse il bene maggiore che richiediamo, al di là del contributo materiale, del contributo economico che chi vuole può dare, è sicuramente la disponibilità personale. Chi ha un po' del proprio tempo da dedicare a questa esperienza, ma anche al dormitorio, alla Caritas, nei centri, nelle varie mense, sono occasioni che potrebbero permettere di prenderci in carico per un pezzettino del nostro tempo degli altri e scoprire una umanità a molti sconosciuta. Chi fa per esempio volontario al dormitorio, anche i nuovi che stanno facendo questo tipo di esperienza o da noi al centro, scoprono un'umanità che non conoscevano e che permette loro, attraverso la relazione, attraverso l'ascolto e la condivisione delle storie di vita, di una umanità che uno poi si rende conto che dice forse potrebbe toccare anche a me se la situazione della vita mi dovessero portare a cadere in queste situazioni. Quindi sentiamoci più vicini, più fratelli, più comunità e diamo qualcosa del... Il nostro tempo è sicuramente il valore maggiore, però interessiamoci, prendiamoci cura di noi stessi, del nostro territorio, delle persone che ci stanno intorno. Io vi ringrazio molto di essere stati con noi, grazie a Cristiano Gossi, ad Andrea Dallaverde, grazie a Fabio Mori, grazie a Piero Franchini, ci rivediamo la prossima settimana.